Pedro, ti ho chiamato al telefono, non ci sei mai, dov'è che sei? Allora sono venuto qua a casa tua. Ma cosa? Sono andato? Ma cosa c'hai in mano lì? Sono andato a prendere un panettone speciale. Per fare? Per festeggiare i tuoi, quanti sono? 98? Già 98, e dai. Compi gli anni, no, non lo dico quanti sono. Allora ho preso il panettone speciale perché mi hanno detto che c'è una sorpresa data per noi. La madocina. Ecco, dopo vediamo, eh. Va bene, dopo adesso vediamo. Di caso, lo appoggio là. Va bene, va bene. Vediamo. Allora cosa fai? Pedro? Spero proprio che ti piaccia, vedi, ti ho già preparato anche lo spumante. Bella miseria, bene. Adesso lo metto qua, cos'ha? La metto qui e poi vediamo, adesso lo apriamo, va bene? Ma cosa c'hai in mente? È una sorpresa, mi hanno detto che è un panettone che dovrebbe venire da Borgo Taro. E che quindi dovrebbe avere una sorpresa a base di funghi, suppongo, vedremo. Ma va, dai. Vedremo. Ecco qua il nostro panettone speciale, Franco. Ma guarda che bello. Guardalo lì, hai visto? Mi hanno detto, mi hanno raccomandato di tagliarlo in giro, di tagliarlo così. Allora bisogna fare l'incisione laterale, vedi? Col mio coltello da fungare, vedi il mio coltello da fungare. Ma non mi ricordo da dove viene sto panettone. Sì, da Borgo Taro, te l'ho detto. Allora, guarda che bisogna andare piano perché bisogna proprio tagliarlo bene. E non rovinarlo. Bene. Non bisogna rovinarlo, perché mi hanno detto che insomma dentro dovrebbe esserci una sorpresa. Ecco, ma se lo dicono, cavolo. Va bene? Va bene. Questo qua è il coltellino che usiamo di solito. Sì. Allora, provo a alzarlo, vedi cosa c'è. Provo a vedere cosa c'è. Vediamo, sono curioso. Sono proprio curioso. Vediamo, so, vediamo un po'. Ecco. Fa un po' fatica, ma. Ah, ma l'ho tagliato bene. È venuto. Eccolo qua, guarda. Ecco che è venuto. No. Cosa c'è dentro? Ma cosa c'è dentro lì? No, ma guarda te. Franco. Ma cazzo. Hai visto? Sono funghi quello lì. Sì, ma prendine uno, voglio vederlo. Vuoi vederlo? Sì, certo, voglio vederlo. Guarda, questi due sono gemellini. Ma prendine questo uno. Questo ne prendiamo uno, lo giriamo. Oh, la madosca, che bello. Sì, ma questi sono di legno. Ma che di legno? No. E guarda qua, guarda. Questo qua è un bel soletto Edulis, vero? Ma sono veri. È un Edulis. Toh, guarda, no, c'è anche la cagnata lì. C'è la cagnata lì, guarda. Va bene. 1, 2, 3 ce ne sono. 1, 2, 3. 3 sono cresciuti dentro. Allora, probabilmente, questo qui è un Boletus Edulis, o come lo chiami tu, porcino Edulis. Bravo, ci voleva questo. Allora, questo qui, probabilmente, quando hanno fatto l'impasto lì a Borgo Taro, hanno fatto l'impasto del panettone, certo. Ci sono andato dentro delle spore e durante la lievitazione lì sono nati porcini. Ma guarda che bello. 3 porcini. Io spero proprio che con questo qui a tutti i nostri amici, i tuoi 7.000 iscritti del canale, gli piace questo sketch naturalmente, e gli facciamo tanti a tutti quanti, tanti auguri di buone feste e di un felice anno 2019, sperando che vada molto bene per i funghi. Speriamo quest'anno. Sì, no, quest'anno non è andato poi male, però poteva andare anche meglio. Va bene. Sei contento, Franco? Contentissimo. Per quel regalino qui per il tuo compleanno? Bello.